Ragazze, buongiorno. Oggi è, mi sembra, il 13 marzo. Come per tutti, continuo, diciamo, la reclusione per una parte della famiglia, perché mio marito purtroppo deve continuare a lavorare, come so anche molti dei vostri mariti. E mio, essendo militare, praticamente cioè, non c'è speranza che possa stare a casa. E oggi ve lo dico già, vi anticipo, non è una giornata di umore top. Infatti non ero molto convinta nemmeno di girare questo video, però ho pensato che forse accendendo la videocamera mi sarei messa un po' a parlare così e mi sarei svagata anch'io. Perché come vi dicevo su Instagram cerchiamo di rimanere positivi, però siamo umani, è normale che tutti abbiamo i pensieri e soprattutto insomma il lavoro da mio marito non è un momento facile niente. E quindi niente, quindi io e Chiara saremo sole fino a domani perché hanno insomma stravolto anche i turni. E purtroppo per insomma, sempre cose relative a questa emergenza e quindi farà 24 ore invece di 12 e niente, ho pensato se accendo la videocamera magari mi svago e, anche perché qui il tempo è mezzo schifido e, ma siccome non piove mi sa che ora la porto un po' fuori in terrazzo. Così si svaga un po' di mattina e roba tutti i telecomandi, tanto funziona niente. Non abbiamo ancora la TV. Niente, ragazze, che dirvi? Speriamo che la giornata si evolva in modo positivo. Che c'è, amore? No, non si accende la TV perché non c'è. Porta il telecomando, dice mamma, accendi la TV, sto capo. E niente, voglio fare anche una lavatrice e stenderli, penso, in casa tanto sono. Cosa c'è? Sono le cose piccole di Chiara e quindi le posso mettere dove mi pare. Vieni, Chiara, mettiamoci qua. Vieni. Vieni. Che c'è, mammina? Vieni. Mamma mia, come sei pesante! Come sei pesante! Mi hai fatto vedere la tua bambolina bella, quella tutta di pezzo che gli fai da ni. Sei arrabbiata? C'era con qualcuno? A chi stai pensando? Dici, dici. Non c'è nessuno là dietro! E quindi niente ragazze, intanto iniziamo questo vlog, vediamo come va. Se mi vedete qui tutti i micro brufoletti, inizio a pensare, aspettate, perché mi sta tirando giù. Aspetta, amore. Chiara, l'abbiamo già appoggiato, dove lo vuoi mettere? Poi dicono che faccio le riprese ravvicinate. Stava di? Se mi vedete questi micro brufoletti, inizio a pensare che sulla mia pelle i prodotti di Pixi in generale creino un po' di problemi perché tutte le volte ci sto facendo caso, ancora non ne ho la certezza, quindi sto aspettando a farvi la recensione, ma adesso aspetterò che passino e li riapplico per verificare se sono veramente loro oppure no. Tutte le volte che uso sia i prodotti precedenti che questi, praticamente mi fanno un po' di brufoletti, però non sono ancora, ripeto, sicura che siano loro e verificherò e poi vi farò sapere. Ma io ho una pelle molto, molto schizzinosa e problematica. Adesso mi vado a mettere anche un balsamo labbra e poi mi sa che andiamo fuori perché se no che si fa fino a domani. Ma soprattutto speriamo che tutto vada bene, che è la cosa più importante perché i pensieri sono troppi. E niente, ci aggiorniamo dopo, ragazze. Ragazze belle, sono le 2:20. Chiara si è addormentata da una decina di minuti, forse qualcosina in più.
Hai dato una sistemata alle cose che avevo da lavare nel lavandino, tipo i biberon, queste cose qua, perché non si sa mio marito se stasera torna oppure no, perché non doveva tornare, ma ancora non si sa perché è tutto molto work in progress. Casino. Comunque io volevo approfittare che lei dormisse per prepararle la pasta di sale, e perché poi voglio provare a vedere se le piace come tipo di gioco. Sono messa in un modo che mi vedete più buia, ecco, perché c'è la luce, diciamo così, mi vedete meglio. E io uso la ricetta di Alessia, cioè di Alessia, sì, è quella che lei faceva per Mattia, ce l'ha anche nelle storie in evidenza su Instagram, non si asciuga, non si secca se uno la mette in un contenitore ermetico e si cuoce sul pentolino. Quindi, essendo cotta, se anche il bambino dovesse mangiarne qualche piccolo pezzetto, non credo che faccia nulla, però. Vabbè, ovviamente non penso che casa la debba mangiare, però questo. Ma ora vado a prepararla. Ci vogliono 4 e si fa tutto pesato con i bicchieri. Io userò questi bicchieri che sono i bicchieri tipo della Nutella. Adesso ho messo già 3 bicchieri con questo, il quarto di acqua. Questo qui è il mio livello di misura, perché tutto si misura con lo stesso strumento in modo che gli ingredienti siano proporzionati. Quindi ci vanno 4 di acqua, 4 di farina, dice la ricetta, 4 cucchiai di olio qualsiasi, e 2 bustine di color tartaro e poi il di color di crema tartaro, questo qua ragazze, e poi il colorante, insomma quello che uno vuole mettere. Io credo di avercelo giallo e rosso, credo, perché è quello che uso per fare la cheesecake, quella al limone, e per fare quando faccio la red velvet, perché poi non uso molti coloranti per fare i dolci, quindi quelli c'ho. E quindi adesso vado a mettere 4 bicchieri di farina, cercando di usare sempre la stessa proporzione visto che non ho riempito del tutto il bicchiere. Vediamo, sono un genio, una stupida. Penso che ci siamo. Oggi mi sono messa, ragazzi, a fare questo vlog perché ho troppi pensieri per la testa e ho bisogno di non pensare, e quindi vi sto sfruttando. Come voi spesso usate i video per svagarvi, anche noi spesso usiamo i video farli per svagarci. A volte capita che non si fanno video perché non si ha assolutamente voglia, perché non c'è l'umore giusto e tutto quanto, e a volte capita viceversa, quindi così è. Non mi ricordo se ne ho messi 3 o 4 di farina, mi sembra 3. Già sto facendo i danni, ragazze. Metto a parlare. Ma non riuscirà a niente. Abbiamo solo sprecato le cose, sicuramente. Comunque, poi ci vanno 2 bicchieri di sale fino. Ecco qua il sale fino. Aspettate. E quindi mi sto tra virgolette sfruttando per compagnia, perché boh, mi sono affogata, perché quando uno è sola la testa va ancora più in là coi pensieri ed non è bello. Poco fa ho chiamato anche mia mamma, sono stata un po' al telefono con lei però ora fino a stasera sti cavoli. Mio marito era molto impegnato al lavoro, quindi non siamo riusciti nemmeno tanto a parlare, e quindi insomma è così. Ora quando Chiara si sveglia, spero che con questa attività riusciamo a svagarci entrambe, sempre che le faccia piacere farla, perché non è detto. Sarà rimasto un po' di farina nel fondo del bicchiere. Allora, poi che ci va? 4 cucchiai di olio prendiamo quello di semi, per non consumare quello di oliva che è più pregiato.
Allora, questo 4 cucchiai, sto prendendo questo qui di arachide. Uno. Stavolta conto 2, 3 e 4. Inquietante. E due bustine di crema al tartaro. Forse secondo me se avessi fatto prima mettere i solidi e poi i liquidi, secondo me era più intelligente come cosa. Comunque non brillo sempre per genialità, cioè tipo mezz'ora per aprire il crema al tartaro. Ecco qua, due bustine. Tra l'altro oggi mi dovevano consegnare la degusta box di marzo, ma Bartolino ha mandato la mail che ha mandato la consegna a lunedì. Poco mi cambia per la mia vita, che me ne freghi molto, cioè tra virgolette, però sarebbe stato uno svago ricevere la degusta box, vedere cosa c'era dentro, così giusto passa quei 10 minuti e basta. Adesso il colorante forse si può mettere già prima, io ce lo metterei dopo, così lo divido in due. Accendo il fuoco, che non so che sto facendo, non so se dovevo usare la frusta, se dovevo usare un cucchiaio. Comunque adesso vediamo, potevo anche chiederlo ad Alessia, no? Visto che ci sentiamo praticamente H24 su WhatsApp. Ma mi sono messa qua. E quindi niente, ormai l'ho fatto, il danno se l'ho fatto, è così. Allora si deve solo appallare, appena fa una palla, l'ho detto l'altra volta Alessia, ma c'è scritto comunque sulla sua ricetta in evidenza perché ce l'ho qui davanti. Mescoli tutto sul fuoco, quando si appalla è pronta. Che vi volevo dire? Stavo vedendo Masterchef sul computer, non so nemmeno a che edizione sono, a che edizione corrisponde. Secondo me, se uso una frusta più intelligente, perché sta facendo dei grumi. Poi, magari dopo che ho tolto i grumi, posso mescolare come mi pare, però magari. Se no, magari rimane dei pezzi poi all'interno con la farina. Facciamo le cose da persone intelligenti. Così. Già che sto qua a fare qualcosa in cucina, mi sto rilassando. Io, per me la cucina è terapeutica. Non so per voi, c'è gente che odia cucinare. Io odio cucinare quando sono costretta a dover decidere che facciamo per cena, che facciamo per pranzo. Ad avere proprio l'idea, ma se devo fare una cosa invece che so che tipo che ne so, oh, oggi facciamo questo, facciamo le lasagne, cioè mi piace proprio, mi rilasso, mi sento come se il mio cervello stacca da tutto, e quindi questo ora sta diventando liscio con la frusta, infatti. Come dicevo, stavo vedendo Masterchef, ma lo guardo e non lo guardo perché l'ho messo lì e vanno avanti le puntate, ma tra una cosa e l'altra non è che sto lì davanti alla TV, cioè TV, ormai lo sapete, non ve lo dico manco più. E questo, ragazze. Sento che il sotto sta iniziando ad addensare, ma mescolerei col cucchiaio, perché se poi si appalla tutto nella frusta è più difficile. Change. Sono un po' scettica sulle mie doti per quanto riguarda queste cose. Come si inizia ad appallare da sotto? Tra l'altro ieri ho fatto un po' di esercizi con Alessia e Nello, cioè vabbè Nello perché Alessia non può farli perché è incinta, cioè fa quelli suoi specifici che gli dà Nello. Comunque ho fatto un po' di esercizi, sono tutta dolori, non li ho fatti nemmeno tutti perché poi Chiara si è svegliata, perché per ora Nello sta facendo delle dirette, non so quando vedrete questo video. Comunque Nello sta facendo delle dirette su Instagram,
altri giorni, oggi non so a che ora faranno, forse oggi fa Pilates. L'ho fatto alle 4. Cosa sono sti rumori? Io praticamente gli altri giorni non ho potuto. E ieri invece ho fatto un po' qualcosa, poi Chiara si è svegliata. Cioè, diretta di esercizi, ho fatto anche un giorno posturale. Ho cambiato quasi tutti i giorni, cioè, nel senso, ho fatto varie cose. Non so oggi se poi faceva Pilates, se lo fa sempre alle 4, perché di solito chiedono a che ora si preferisce. Ho visto che l'orario delle 16 è il più votato, così ci tengono anche un po' compagnia. E quindi su tutto il dolore mi fa male anche il braccio, ma fa pure. Sai cosa, mi vengono queste idee geniali. Essere un genio. Cioè, non è che sono stanca perché è molto duro, ma perché la mia cucina è più alta di quanto dovrebbe essere. Quindi devo stare col gomito tutto su e mi fa male il braccio da ieri. I quadricipiti, però si sta addensando, inizia ad avere un senso. Ragazze, io l'ho fatta, è ancora un po' calda dall'altro lato, perché l'ho girata dall'altro lato, è meno appiccicosa, dopo ci metterò il colorante quando sarà totalmente fredda, così la faccio un po' con le mani e mo vediamo se le piace come gioco. Sto cercando di darmi un contegno. Ho appena ricevuto un pacco. Oggi è una giornata per me, diciamo, di cacca, definiamola così. Ovviamente la persona che mi manda questo pacco non sapeva che oggi sarebbe stata una giornata del genere, perché io so chi me lo manda. Anche se non l'ho ancora aperto, vi faccio vedere. Mi è arrivato questo pacco. So che me l'ha mandata Alessia perché mi ha detto che mi sarebbe arrivato un pacco oggi. Non l'ho ancora aperto perché mi ha detto che era una sorpresa o qualcosa. Infatti sto aspettando di sapere se lo posso aprire. Ma cioè, mi sono messa a piangere perché, cioè, forse è un segno che quando tu hai bisogno di qualcuno vicino, in quei giorni in cui tu hai bisogno delle persone vicine, si materializzano queste cose. E niente, basta. Dopo che lo apro, vi faccio vedere. Adesso aspetto di sapere lei che mi dice. Senza parole, veramente. Cioè, i giorni scorsi mi aveva detto, cioè, non dovevo sapere nulla, ma siccome non si ricordava il cap di, diciamo, di casa mia, mi aveva scritto per sapere il cap, e lì ho cominciato a farlo, a bombardarla. Scusa, perché vuoi sapere il cap di casa mia? Cosa stai facendo? Che stai facendo? E quindi poi mi ha detto: venerdì sarai a casa, vero? E io, cioè, ma dove vuoi che andiamo? Visto che siamo tutti praticamente a casa, tutta Italia, e quindi sono. Però non mi aspettavo certo che mi mandasse qualcosa di Colvin e niente, cioè sono, boh, non ho parole veramente. C'ho accesa la videocamera perché dovevo condividere con qualcuno questa emozione e mio marito non lo posso chiamare perché non lo posso chiamare e quindi sono tipo lì, ho detto vabbè, parlo con le ragazze, aiuto. Sembro scema, lo so, però già veramente ve l'ho detto così. Thank you.
buon sabato pomeriggio. E niente, oggi l'umore è un po' meglio rispetto a ieri. E, anche se purtroppo i problemi che c'erano ieri non sono ancora risolti, ma va bene così. Sto facendo una torta di mele, sto usando però la ricetta, quella della torta sette vasetti, e ci ho messo le mele sopra, che avevo prima messo un po' nel succo di limone, e le ho spennellate con la marmellata d'albicocca riscaldata un po' in forno. E la ricetta della torta sette vasetti sarebbe quella lì allo yogurt, facilissima, la potete fare anche con i bimbi perché non dovete nemmeno pesare le cose, anzi il bambino può svuotare il vasetto eccetera. Io l'ho fatta con Chiara Vicino e ve l'ho anche fotografata per mettervela su Instagram perché me la chiedete sempre. E diciamo, la ricetta la trovate comunque sul canale, se me lo ricordo vi metto la scheda, ma non so se me lo ricorderò. E adesso appena vedrò che la torta è quasi cotta mi metto a impastare la pizza, perché stasera vorrei fare la pizza. E quindi questo, almeno facciamo qualcosa per insomma passare i pomeriggi. E poco fa ho fatto stare Chiara vicino a me su una sedia, che è un po' pericolosa come cosa, lo so, però io la tenevo con una mano e facevo le altre cose con l'altra mano. Però ho visto che lei veramente le è piaciuto tantissimo stare a vedere le cose che facevo, e è stata proprio buona, brava. E infatti se avessi lo spazio le prenderei tipo Torre Montessoriano, gliela farei fare insomma da mio marito con lo sgabello dell'IKEA, anche se quello so che ha notevoli difetti perché il bambino quando cresce non ci può più entrare e uscire, cioè è un po' più complicato. Però insomma, se voi avete alternative anzi fatemelo sapere. Amore, sei caduta? Non è successo niente, è inciampata, vero? Ma non bacino le ragazze? No? Che stai guardando? Sto guardando i vasetti con gli aromi. E quindi niente, continuo a fare queste cose. Dopo facciamo vedere la nostra tortina come viene. Sto facendo varie cose col forno perché lo voglio provare in tutte le cose che facevo prima, per rendermi conto delle differenze anche nei tempi di cottura, perché non, cioè, i forni sono sempre diversi. E figuriamoci, cioè non figuriamoci niente, sono sempre diversi, e quindi è meglio non affidarsi ai tempi di cottura così specifici. Che c'è, amore? Ma comunque provare, insomma, mettere un tempo di cottura di qualche minuto meno, provare a vedere se è aumentato. No, amore, che c'è? Non ti ho appoggiata giù per terra così? Vabbè. E niente, ragazzi, vabbè, poi lo sappiamo dopo perché vuole stare in braccio. Io ho fatto la torta di mele, come vi dicevo. Mi hai aiutato anche Chiara? Sì? Mi hai aiutato anche tu? Mi hai aiutato anche tu, piccola birbantella, amore mio. Sei l'amore mio, con questi capelli tutti, sempre tutti scombinati. Non c'è nessuno di là, Chiara, ve la faccio vedere, perché è venuta proprio anche bellina a vederlo. Ok, metto più lontano, scusate. Eccola qua, ragazze. Mamma mia, mi fa una gola, ci può mettere anche lo zucchero a velo. Adesso sta un po' raffreddando e poi la metterò nel contenitore per non farla asciugare. Amore, te lo so che ti piace, poi dopo mamma te la fa assaggiare. Gnam gnam. E niente ragazze, mo vado a preparare anche la pizza, perché sono le 6:30. Che c'è? Inizio a portarmi avanti, che poi dopo devo fare anche la sua di cena. Anche se lei mangerà anche la pizza, però le faccio anche qualcos'altro. Adesso vedo anche cosa, magari se ci pensi ragazza, è una cosa intelligente. E niente, metto all'opera e domani sistemerò i capelli orribili, però domani assolutamente devo fare il colore perché la situazione sta diventando irreparabile. Help. Ragazze, buongiorno, io sto per andare a lavare i capelli, ho messo il colore in testa, che non si potrebbe fare con il metodo Curly Girl, però io ho capelli bianchi quindi lo farò, non me ne può fregare di meno. E oggi è domenica, praticamente già è passato il tempo, io ho fatto quello dell'alchimilla al color, sta venendo chiaro, ecco fatto,
Questo qui, ragazzi, è il numero 4.05 pastano cioccolato. Dopo vediamo come vengono, ve li faccio vedere. E qui c'è il degenero perché devo ancora pulire il bagno da ieri, però ho fatto altre cose e quindi va bene così. E ora vado a lavare i capelli che già è trascorso il tempo, e poi, ragazzi, vi faccio vedere se sono venuti decenti, perché non lo so, questo colore dell'alchemilla non mi ha proprio entusiasmato. Ragazze, la situazione attuale è che ho i capelli mezzi asciutti e mezzi no, si capisce niente, che c'è il letto tutto sfatto da rifare, sia il nostro sia quello di Chiara, perché stamattina Chiara era nel nostro lettone ed è trasbordata la pipì, perché ieri sera, non avendo dormito di pomeriggio, è crollata troppo presto e quindi il pannolone non ce l'ha fatta a contenere. Ma è uscita dalla schiena, sta cosa strana, comunque vabbè. Quindi ho le lenzuola a lavare, il letto da rifare e un sacco di altri panni da lavare sparsi per tutta la casa. Ma vabbè, le lenzuola sono già in lavatrice. Forse qua si vedono meglio i capelli in bagno. C'ho da pulire il bagno. Vedete? Un pochino più abboccolati rispetto... meno abboccolati rispetto all'ultima volta, perché... a parte, vabbè, ho fatto la tinta, quindi erano più secchi. E l'ultima volta avevo usato questo qua, Del. Invece questa volta ho usato questo della Only Curl, che è più leggero. E non ho messo la schiuma che di solito metto. Comunque, adesso ancora non sono totalmente asciutti. E però, mentre aspetto che la lavatrice sta per finire, mio marito è andato a buttare la plastica. Mi metto qui e pulisco il gabinetto. Help, ragazzo, non può più, sempre pulire. Dice, vabbè, che altro devi fare? No, vabbè, niente. Sedermi sul divano 5 minuti? No, vietato. Intanto c'è anche il sugo che va, perché mio marito ha fatto il sugo. L'ho fatto lui, ho detto, ti prego, amore, fallo tu, c'ho le pinzette in testa perché sennò poi mi vengono mosci. Il colore mi sembra che abbia preso. Soprattutto qua c'avevo tipo dei bianchi anche qua su, e quindi i bianchi non ci sono, perlomeno mi sento meno vecchia. Basta, mi metto a pulire perché sto vlog non lo so che cosa uscirà. La follia è il degenero, secondo me. E sto usando questo qui per asciugare, che vi avevo fatto vedere su Instagram, il diffon della Imetec, bellissimo. Si chiama Curls Booster System. Questo, e manda il calore molto lentamente, però proprio per il metodo, per il curly girl, i capelli andrebbero asciugati o all'aria, cosa che io non faccio perché sennò le cervicali poi mi ricoverano, e poi ne ho troppi, non si asciugherebbero mai. E sorvoliamo sull'umidità, il tempo, tutte queste robe qua non le considero proprio. E, oppure con aria non troppo calda e getto, diciamo, non troppo forte, quindi è l'ideale. Infatti si abboccolano di più rispetto al diffusore classico. E basta, ragazze, vado a pulire il bagno, così poi do un'ultima botta di asciugatura, levo le pinzette, andiamo a mangiare tutti, perché Chiara avrà una fame che muore perché si è svegliata prestissimo. Quindi basta, metto all'opera. Ragazze, buongiorno, io sto ancora così in pigiama e vestaglia. Oggi è lunedì 16 marzo, non lo so, e niente, continuiamo a stare tutti a casa. Oggi Chiara siamo anche soli, sole, perché mio marito lavora, non so se tornerà stasera oppure no, ce lo faranno sapere. E niente, e ho appena finito, insomma, la lavatrice ha appena finito di lavare i panni, quindi adesso li vado a stendere. Sto giro i capelli mi sono venuti strani, nel senso che in alcuni punti sono abboccolati, in altri no, ma penso che sia stato perché ho usato il gel più leggero, non ci ho messo la schiuma, quindi lo styling ha retto di meno. Ora dopo li vado un attimo a sistemare se riesco. Forse oggi, non lo so, forse, perché doveva già essere arrivato. Chiara ha acceso Masha. Dovrebbe arrivarmi la degusta box di marzo. Sì,
a marzo, l'anno di marzo. E se mi arriva ve la faccio vedere, visto che tanto non sto andando a fare la spesa, ma giusto per passare un po' il tempo insieme. E insomma, se mi arriva ve la faccio vedere cosa c'è dentro. E doveva essere già arrivata, invece mi è arrivata la mail che veniva portata oggi, lunedì, ma non ho controllato poi se è in consegna oppure no, ma cioè, mi interessa relativamente se la porta il corriere, bene, se non la porta. Amen. Più che altro se la porta, quei 10 minuti di svago giusto per vederci dentro cosa c'è. E niente, purtroppo, vabbè, non purtroppo, cioè è un abbonamento che era già fatto, quindi comunque non è che e l'ho ordinata ora, e quindi perché sono uscite pure le polemiche, fate lavorare i corrieri, queste robe qua, cioè ragazzi, a me se me la portano o non me la portano non è che mi cambia la vita. È ovvio che alcune spedizioni magari sono importanti e quindi devono continuare a lavorare i corrieri, come continua a lavorare mio marito, che deve fare un lavoro specifico in una certa cosa, e non si può chiudere la baracca come i dottori stanno continuando a lavorare. Ovviamente continueranno a lavorare anche le poste, le banche e i corrieri, perché mo lasciamo perdere ora la degusta box, che non c'entra niente, è una cavolata. Ma magari c'è qualcuno che ha delle spedizioni importanti, cioè di cose importanti, e quindi non, cioè, non si può fermare purtroppo tutto. E ovviamente uno magari al corriere, almeno a me l'ultima volta che è arrivato un corriere delle poste, forse era, non me lo ricordo, non mi fece firmare, mi disse che per ora avevano la direttiva che firmavano loro, cioè verificavano che tu eri a casa, ti davano il pacco e firmavano loro. Ovviamente io che faccio? Non è che vado dal corriere, me l'abbraccio, me lo bacio e tutto quanto, cioè il corriere mi poggia il pacco da una parte, se devo firmare firmerò, se no, non mi fanno firmare nessuno per ora, mi sa, e non è che me lo faccio avvicinare sia per me che per lui, cioè in generale, quindi fate anche voi così nel caso. Ci abbiamo sottofondo. Comunque, io faccio così: mi faccio lasciare il pacco, che ne so, per esempio in fondo alle scale. Quando lui, insomma, poi va verso la macchina, prendo e me lo vado a prendere e lo porto su in casa. Così si evita. E basta. Questo è. Ieri poi ho fatto un po' di pulizie, un po' in bagno, così. Però c'ho da lavare tutte le mattonelle della cucina, le piastrelle e anche quelle del bagno, mi devo mettere un giorno proprio a farlo bello sistemato. E niente, però ora vado a stendere, poi io e Chiara ci andiamo a lavare i denti. Io sono svegliata alle 5 e mezza, da quando è suonata la sveglia di mio marito, e perché poi quando mi sveglio io non riesco più a dormire. Invece Chiara si è svegliata da poco, infatti ha preso il latte tipo 10 minuti fa, ora sono le 9 e mezza, quindi adesso ci andiamo a lavare, prima stendo, poi ci andiamo a lavare tutti e due i denti. Poi siccome c'è il sole, però prima era freddo congelato, quindi ora vediamo, non so quanti gradi ci stanno ora. Non tanti, lo dico io. Prima erano 4 gradi, verso le 8, ma sono aumentati, siamo quasi a 10, quindi spero che il sole scaldi l'aria, così la posso far andare un po' fuori nel terrazzo e insomma si svaga, perché sennò se sta a casa si sì, giochiamo, gli ho fatto anche la pasta di sale, c'è cioè mille giochi, mille cose, però poi alla fine ci si annoia, quindi non sto facendo la ninana, la bambolina. Amore, che stai facendo? Perché c'è una canzone sulla bua che le piace e lei praticamente fa finta che se la fa lei con i bacini da me, oppure consola la bambola, vabbè, così senza senso. Va bene ragazze, ci aggiorniamo dopo, vado a stendere. Ah sì, c'è il mazzo di fiori per ora vicino al camino, dopo lo metterò sul tavolo, appena rassetto il tavolo e basta, la mia face è oscena. Ci aggiorniamo dopo ragazze. Mi è appena arrivata la delizia, ve la apro, ve la faccio vedere subito perché voglio togliere la scatola da qua. E che ansia ragazzi, c'è il corriere poverino, gentilissimo veramente, questo
questi di Bartolini che vengono nella mia zona sono tutti, cioè quasi tutti, solo un ragazzo ogni tanto, ma non c'è quasi mai, e sono tutti molto 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 carini. E io ho detto scusami, ma io te, era già da un mese fa che era previsto, insomma l'avevo già presa, quindi non ho... cioè non mi dispiace, insomma, così mi ha detto no, ma scherzi, tranquilla, dice comunque aveva la mascherina, per fortuna per lui, insomma, così. E mi ha detto comunque dice le mani sono sterilizzate, stai tranquilla, e ho detto no, non ti preoccupare, io adesso tiro fuori la roba dalla scatola, metto un po' via la scatola e poi insomma tiro qui dove mi sto appoggiando un attimo, perché mo qua vengono tutte le paure del caso. Niente ragazzi, allora vediamo cosa c'è. Questo è il mese di marzo, box mese di marzo. Come sempre io sotto vi lascio il link se vi interessa prenderla per la prima volta, come si dice, scontata, però insomma ragazzi, cioè è giusto per passare due minuti insieme per vedere qualcosa di diverso. C'è questo opuscolo Pasqua dolci preziosi con tutte le nuove uova, difficile da dire, di quest'anno. E poi non so cosa questo opuscolo, adesso vediamo, e vado a vedere insomma cosa c'è. Sono un foglio ovviamente, e niente, partiamo. Allora la prima cosa che ho visto sono questi sapori, cos'è? Nature Snack della Cereal Italia, terra di Altamura. Sono alle lenticchie, pomodoro e basilico, interessante, tipo snack, mai visto una roba del genere. Ci potevano essere lenticchie o oddio, o ceci, meno male perché noi ceci non ci piacciono. Ed era 1,49 euro, dice. Visto. Poi cioè questo qui, Active Protein per una vita attiva della marca Miggle, questo qua è alla banana, da 330 ml, da bere. Questo non ho capito, ah, ci poteva essere una panna da montare oppure questo Active Protein che dovrebbe essere senza lattosio, sì. E aiuta a mantenere la salute delle ossa e favorisce il mantenimento della crescita muscolare, dice 1,69 euro questo qui. Poi cosa sono queste cose, mini barrette, cioè ma mini ragazzi, mini barrette muesli con albicocca, cioè credetemi, non renderà l'idea di quanto sono piccole. Dopo ve le metto a confronto con qualcosa, ce ne sono credo due, non lo so, vediamo se ce ne sono altre sparse. Sono albicocca, cereali e arachidi, sì, 60 centesimi, cioè una barretta praticamente 60 centesimi sta cosa, come un cioccolatino. Poi acqua di cocco della marca Dodo, ecosolidale, da 330 ml, questa qui, e questa è 2 euro, no, sbagliato, 2,99 euro, ancora peggio, 3 euro. Cosa si fa con l'acqua di cocco? Qualcuno di voi mi sa dare delle dritte. Poi c'è della Calbè senza uova, maionese, oddio, maionese senza uova, questo proprio ancora mi mancava ragazze, sono turbata. Senza glutine, senza uova, senza, praticamente senza tutto. Vegano? No, forse per, ovviamente per i vegani che non mangiano le uova, però. La maionese senza uova, ragazze. Mi pare un controsenso. È 2,69 euro. Poi l'assaggeremo, non farò sapere. Ah, c'è anche la panna da montare di quella marca. Panna da montare. Non so se è zuccherata, dopo vedo. No, perché negli ingredienti non c'è, c'è panna, latte scremato. Questa qui da 200 ml e viene 1,49 euro. Siccome per ora stando a casa stiamo mangiando poco, mandateci la panna da montare, così adesso proprio top. Poi c'è della Bellini arabica 100%, fantastico questo, mi piace. E ci poteva essere macinato per moka, compatibili in espresso, cioè tipo le cialde, e compatibili dolce gusto. Meno male che ho trovato il macinato, perché io
non ho la macchinetta quella lì con le capsule, al massimo cioè, posso usare le ciambelle nella mia macchinetta, comunque questo qui sarà molto felice mio marito. Io prendo il caffè solo nei giorni di emergenza perché non sono proprio, però questo è macinato per moka e dovrebbe costare 6 euro, 5,99 euro, ci sta, questo mi è piaciuto. Poi ci sono queste qui che sono robusto caffeina croccante, gusto non è la combinazione ideale, noci pecan, chicchi di caffè tostato e ananas. Questa cosa mi inquieta moltissimo. 1,49 euro da 25 grammi, però non mi dà proprio nessuna voglia di assaggiarlo, non lo so. Le noci pecan sì, i chicchi di caffè tostato no, penso che siano malissimi. Sì amore. Poi gomme per tutta la società, due pacchi di Air Action Vigor Sol Extreme, perché noi dobbiamo avere l'alito sempre pulito, due confezioni, 3,28 euro, e ogni confezione ce ne sono 5. Poi, sempre di quella marca, ci sono anche quelli ai ceci, perché... Help. Però se hanno il sapore tipo, che ne so, la cecina o le panelle che io mangio, che mi piacciono, allora sì, se hanno il sapore proprio... no. Quindi ceci e rosmarino. Speriamo bene. Se stai combinando tu, polpettina? Poi, Crazy Cocco, chips di cocco. Questi a mio marito piacciono molto. Secondo me sono carine anche da mettere... però sono salate, con un pizzico di sale marino. E sono da 20 grammi e dice 1,49 euro, però essendo salate si possono mangiare come snack, perché metterle nello yogurt non mi sembra una buona idea, poi non lo so. Poi dentro le bolle c'è gemma di mare, gli integrali, sale viola dell'Himalaya, Kalanamak. Da 150 grammi, questi qua, ideale per ricette di me vegan. C'è scritto che da cui deriva un lieve sapore, sentore solfureo che sa di uovo, oddio, e che gli conferisce il titolo di sale dei vegani, detto anche sale viola per il suo caratteristico colore viola e proprietà terapeutiche. Interessante, mai provato una cosa del genere. Dice si sostituì, si usa, visto il sapore, per la sostituzione delle uova per chi è vegano. 2,49 euro questo qua. E poi credo che c'è l'ultima cosa, penso sì, ed è una cosa molto gradita, piadine della casa della piaga bio integrale, ce ne sono tre senza lievito, tre credo che sia anche qui senza strutto, non lo so. Comunque, questa qui è da 225 grammi, 2,59 euro. E questo è, ragazzi, il contenuto di tutta la box. Adesso vado a levare tutto e poi, ragazzi, penso che finisce qua questo vlog. Ho un sacco di panni da rientrare in casa. Chiara ha mangiato, io ho mangiato. Adesso vediamo se ha voglia di dormire. Secondo voi? La vedo che corre. Vado a prendere una macchinina, mia figlia piacciono le macchinine. E vedo se vuole dormire, non lo so. Però prima di dormire mi sa la faccio uscire 10 minuti fuori in terrazzo, che c'è un bel sole, avevo un po' di vitamina D. E basta, ragazze. Vi saluto, ci vediamo al prossimo video e spero di avervi tenuto un po' compagnia, perché in questi giorni si sa, ne abbiamo tutti un po' di bisogno, e per svagarci più che altro, perché stare in casa, ragazze, ripeto, come ho detto anche su Instagram, non la viviamo come una prigionia, viviamola come un modo per fare cose che magari avevamo arretrate in casa, o per goderci la famiglia, per tornare un po' alle cose essenziali, però magari tutti questi pensieri che uno ha, perché dice non è che stiamo a casa perché siamo in ferie, no, siamo a casa perché purtroppo dobbiamo starci per un problema grave, però magari uno ogni tanto, capito, si può svagare. Già per esempio a me si è fatto che oggi è arrivata la degusta box, mi ha un po', perché oggi siamo sole, e niente, spero insomma di avervi fatto un po' compagnia, e cerchiamo di tenerci su con l'umore a vicenda, e di pensare che comunque questo periodo passerà, e più facciamo il nostro, cioè stare a casa,
Prima passerà, credetemi, il nostro sindaco qui in paese ha dato un sacco di direttive molto restrittive perché, insomma, per evitare che la gente fa come gli pare e secondo me ha fatto bene e per fortuna anche sta aiutando anche molte persone oltre 65 anni che magari non si possono muovere. Muovere, spostare per le cose essenziali, cioè la spesa, la farmacia, queste cose qua, e mettendo un numero a cui praticamente queste persone possono chiamare e gli portano le cose in casa e quindi cioè gliele fanno avere. Quindi sono molto contenta di questa cosa e niente, ragazzi, passerà e teniamoci su, ripeto, e basta. Vi saluto, ci vediamo alla prossima. Ciao! Vuoi salutare pure tu? Vieni qua. Vieni. Cosa hai rubato? Ah sì? Vuoi salutare? Hai salutato? Saluta. Di ciao! Ah, ma questo è gnammi gnammi? Sei ancora piccola per mangiare queste. Ci vediamo alla prossima! Che lei se ne va. C'ha di nuovo questa felpa, ragazzi, vi assicuro che era lavoro. Passata una settimana. Ciao! Va bene, ragazzi. Alla prossima. Ciao!